questo ragazzino mangia quasi il Jamie dopo la partita. È una partita intensa, oggi ho finito con troppa fame, quindi ho mangiato qualcosina, perché tre set tiratissimi, purtroppo non siamo riusciti a chiudere il tiebreak, però un punto raccolto che tutto fa per la classifica. Guarda, Santiago Orduna arriva a Monza dopo una grande stagione a Ravenna, e come ti trovi qui? Qua mi trovo molto bene, devo dire che la società ci mette a disposizione tutto, quindi tutte le condizioni per lavorare bene, e noi credo che abbiamo avuto un inizio della stagione molto positivo. Abbiamo sprecato qualcosa il weekend scorso, e oggi abbiamo fatto una grande prestazione contro una delle migliori squadre del campionato, quindi sono contento di quello che abbiamo fatto finora. Possiamo ancora migliorare molto, dobbiamo lavorare per quello. Allora, guardando un po' la storia, finora Monza aveva vinto tutte le partite precedenti solo due set contro la Lube. Stasera siete stati vicini, perché ricordiamo che nel tie break eravate avanti 12-10. Voi, se vuoi ricordare cosa è successo? No, preferisco non ricordarlo, sinceramente, però vabbè, sono cose, lo sport è così, la pallavolo è così, abbiamo fatto un muro con un'invasione, quindi invece di andare 13-10 siamo andati 12-11, e peccato, veramente peccato, perché la impresa sarebbe stata molto vicina. C'è anche da dire che quel ragazzino ucraino Mangino si è fatto male, perché nel day break è uscito. Avete giocato una buonissima pallavolo, dai, questa sera. Devo dirti che non avevo mai visto, vi faccio i complimenti perché giocate veramente bene. Bene, grazie, fa piacere, sì, speriamo non sia niente di che. Veramente Oleg è molto importante per la nostra squadra, oggi ha fatto, non so, avrà fatto 7-8 ace. È un ragazzo giovane che ce la mette tutta, che spinge sempre, che ha un carattere molto forte. Sblocca ogni tanto, ma come tutti i giovani, ma è una cosa bella nel suo carattere, quindi spero che non si sia fatto niente di male, perché ci serve. Ma ne ha fatti 6 solo nel primo set, ecco, perciò voglio dire, ne ha fatti abbastanza. Mi dici solo una roba di cosa succede domenica, che c'è il derby? C'è il derby, diciamo che è il primo derby che gioco io in questa società contro Milano, so che è molto sentito. Noi adesso abbiamo avuto due settimane molto intense, quindi ci prepariamo con tutto per lasciare tutto in una partita che sarà anche molto tosta. Ora io vorrei chiudere facendo vedere ai nostri amici le tue mani, perché sono tra le mani più belle che io ho visto palleggiare negli ultimi tempi, e ti devo dire che di palleggiatori ne ho visti tanti, tutti i più buoni della storia. E adesso ti chiudo con la domanda che ti sarei sentito fare tante volte: ma se avessi avuto qualche centimetro in più, Santiago? Guarda, sono contento con quello che ho, per compensare quei centimetri c'ho mio papà che fa allenatore, quindi mi ha sempre detto che per compensare quei centimetri che non ho devo difendere, devo fare tanto in più di quegli altri, e finora ci ho provato e qualcosa ho raccolto, quindi preferisco non pensarci neanche a quello. Bravo, complimenti, bocca al lupo, Santiago. Bene, crepi, grazie a te. Grazie.